Allora, quindi dicevamo, la definizione classica di quantità di moto P uguale mv non può più essere valida perché abbiamo capito che le velocità si comportano in maniera differente. Due esempi presi dal nostro libro per capire che effettivamente diciamo una quantità di moto così definita non può essere corretta in relatività. Non so se ricordate in terza, abbiamo fatto un esercizio un po' buffo di lanciare una pallina contro un elefante che ti sta caricando quando studiavamo gli urti elastici. E questa pallina veniva lanciata contro l'elefante che si muoveva verso di noi con velocità v. L'esercizio faceva vedere che la pallina rimbalzava con una velocità incrementata di 2 volte v, cioè del doppio della velocità dell'elefante che avanza. Ora, immaginate voi di avere in questa situazione un elefante relativistico che si muove verso di noi a una velocità tipo 0,6 c. E il doppio di 0,6 c sarebbe ovviamente maggiore di c. Quindi vedete già in questo caso che usando la quantità di moto classica le cose non vanno. Un'altra, diciamo, osservazione che si può fare. Ricordate che per variare la quantità di moto di un oggetto bisogna applicargli un impulso, ovvero una forza per un certo intervallo di tempo. È evidente che se io applico una forza per tempi molto lunghi, in teoria potrei continuare ad aumentare sempre la velocità, cioè la quantità di moto, e portarla addirittura ad essere superiore a C. Quindi è chiaro che la definizione classica di quantità di moto va sostituita. Ecco, qui c'è il punto, che, diciamo, in cui dobbiamo accettare dei risultati. Prima di tutto bisognerebbe costruire una formula nuova relativistica per la quantità di moto che però deve avere queste due caratteristiche. Da un lato deve conservarsi negli urti, la quantità di moto totale si conserva. D'altro lato ridursi a P uguale m per v quando la velocità diventa molto piccola. Bene, si può dimostrare che, e veramente per gli interessati potrei anche mandare un riferimento a una dimostrazione abbastanza semplice ma un pochettino macchinosa. Si può dimostrare che la Grazie. quantità di moto in relatività subisce una variazione apparentemente, diciamo, attesa, nel senso che tutte le volte che abbiamo avuto dei cambiamenti c'era di mezzo questo famoso fattore lorenziano gamma, e tutto sommato si riconduce a una forma abbastanza semplice da ricordare, anziché essere P uguale m per v, diventa P uguale gamma per m per v, dove questo gamma è appunto il fattore che permette che tutto funzioni. Adesso cerchiamo di vedere perché. Attenzione che in questa formula M è proprio la tradizionale massa, la massa misurata con i metodi classici della meccanica newtoniana, cioè le bilance dove c'è gravità oppure le bilance inerziali dove la gravità non c'è. Intanto vediamo che questa formula rispetti, diciamo, la seconda condizione, cioè il fatto di potersi ricondurre alla formula classica. Se noi abbiamo velocità molto basse rispetto alla velocità della luce, sappiamo che il valore di gamma è praticamente 1. E se il valore di gamma è praticamente 1, ecco che la quantità di moto relativistica si riconduce alla quantità di moto tradizionale, diciamo, newtoniana. E quindi questo è soddisfatto. L'altra osservazione, cioè il fatto che non si possano creare delle situazioni imbarazzanti, tipo portare corpi a velocità più elevate della velocità della luce, viene dall'osservazione di questo grafico, che è un grafico che esprime P, cioè la quantità di moto, in funzione della velocità, del modulo della velocità. E ovviamente cosa si vede? Che c'è un valore C, che è un valore limite. Questo andamento già lo conoscete, che è sostanzialmente l'andamento di gamma. E quindi cosa possiamo dire della quantità di moto? Che, diciamo, finché le velocità sono basse, cioè in questa regione, la quantità di moto relativistica e la quantità di moto classica sostanzialmente si sovrappongono, coincidono.
Ma quando ci avviciniamo a velocità prossima a quella della luce, ecco che la quantità di moto relativistica differisce tantissimo da quella classica. E per V che tende a C, cioè per velocità molto prossima a quella della luce, ecco che la quantità di moto tende ad infinito. Il che garantirebbe, ritornando all'idea del teorema dell'impulso, che ci vorrebbe una forza infinita o un tempo infinito per poter fornire una quantità di moto infinita. E questo rende impossibile per qualunque corpo dotato di massa di viaggiare alla velocità della luce. Ci si può avvicinare moltissimo, ma non si può raggiungere la velocità della luce. Ok, questo è il quadro. Su questo io vi proporrei tre esercizi. Che vi chiedo, dopo averveli presentati, di provare a impostare un attimo. Quindi voi avete ancora da matematica foglio e penna e immagino anche calcolatrice e provate a impostare. Sono tre esercizi semplicissimi, che però ci fanno vedere tre aspetti diversi di questa nuova formula in modo che familiarizziamo un pochettino. Allora, il primo è questo. Semplicissimo e dice così. Abbiamo un asteroide di una massa nota, molto elevata tra l'altro, che ha una quantità di moto relativistica data da questo valore. Intanto questo ci ricorda qual è l'unità di misura delle quantità di moto, chilogrammi per metro al secondo. La domanda è qual è la velocità dell'asteroide rispetto all'osservatore? Allora, vi lascio 2 o 3 minuti per pensarci e poi facciamo due riflessioni e lo risolviamo insieme. Allora, sono passati 3 minuti. Qual è la difficoltà di questo problema? Che noi eravamo abituati che P uguale mv, V uguale P fratto m. Eh già, la velocità adesso è anche contenuta in gamma, quindi bisogna Però stare attenti a sviluppando questa con i cosa. quadrati viene. Sì, allora mi guidate. P uguale gamma mv, cioè uguale mv fratto radice di 1 meno v quadro su c quadro. Poi ho elevato tutto al quadrato e ho fatto il minimo al denominatore, quindi è venuto P quadro uguale a C quadro, M quadro, V quadro, tutto fratto C quadro meno V quadro. Scusate, lo faccio ancora solo. C quadro torna su. A quel punto, moltiplicando da entrambe le parti per C quadro meno V quadro. E poi a quel punto, sì, esatto, moltiplichiamo così, così abbiamo già V quadro, e raccogliendo viene che P quadro C quadro, V quadro è uguale direttamente a P quadro C quadro, tutto fratto P quadro più C quadro M quadro. E andando a sostituire dovrebbe venire effettivamente quel valore che non ricordo più, ma era 2,86 per 10 all'ottava. Ovviamente prendendo la radice. Quindi tutto questo sotto radice, il v quadro va via e rimane questa cosa qui. Oh, non è detto che questa sia l'unica, né la più veloce, però il senso di questo esercizio era proprio questo. Fare attenzione che il valore della velocità non è solo presente in maniera esplicita, ma è presente anche in maniera implicita all'interno di gamma. Secondo esercizio. Abbiamo un elettrone che rallenta da 0,998C fino a 0,500C. E quanto momentum, cioè quanta quantità di moto perde? Ricordatevi che l'inglese momentum sta proprio per quantità di moto.
e esprimi la risposta in newton per secondo. Per quale motivo? Perché la variazione di quantità di moto è un impulso, quindi è possibile esprimerla anche come newton per secondo. Io per aiutarvi vi ho già messo diciamo l'informazione della traduzione di velocità iniziale e velocità finale in metro al secondo, se fosse necessario. Quello che lui ci chiede, ve lo ricordo, è quale quantità di moto perde, quindi qual è la variazione di quantità di moto, e si intende sempre per variazione P finale meno P iniziale. Ok, vi lascio anche qui 3 minuti, forse sono anche troppo, 2 minuti. Possiamo vederlo insieme? Tanto siete già a buon punto, immagino. Allora, il senso di questo esercizio è far notare che, giustamente, come avete scoperto, gamma dipende da V, quindi non esiste un gamma unico per la velocità iniziale e per la velocità finale, ma c'è un gamma iniziale che dipende dalla velocità iniziale, c'è un gamma finale. Quindi nel momento in cui voi andate a calcolare la variazione di quantità di moto, voi dovete usare la formula, allora abbiamo detto finale meno iniziale, quindi gamma finale per la massa per la velocità finale meno gamma iniziale per la massa per la velocità iniziale. E qui o vi andate proprio a sostituire gamma, come abbiamo fatto prima, 1 fratto la radice di, oppure ve li calcolate da parte. L'unica cosa che è importante è che potete raccogliere la massa, che rimane la stessa prima e dopo, e su questo discuteremo la prossima volta, e i valori di gamma li avevo calcolati da parte, quindi adesso vediamo. Si trattava di un elettrone, quindi ha una massa di 9,11 per 10 alla meno 31 kg. Il gamma finale è 1,555 per una velocità finale che a questo punto va espressa in metro al secondo, quindi 1,5 per 10 all'ottava metro al secondo, meno un gamma iniziale 15,82 per una velocità iniziale che era 2,994 per 10 all'ottava metri al secondo. Questo punto è una questione di calcoli, si va a calcolare e spero che venga questo 4,14 per 10 alla meno 21. Viene 16 comunque. Ok, giù di lì. Che potreste esprimere in chilogrammi per metro al secondo oppure, grazie al teorema dell'impulso, newton per secondo. Allora, due esercizi. Messaggio del primo. Occhio, se ti chiedono V, V non è esplicito ma è contenuto anche in gamma. Esercizio 2. Se devi calcolare delle variazioni di quantità di moto, il gamma va calcolato diversamente per la velocità iniziale e per la velocità finale. Adesso farei un esercizio riassuntivo che chiude il nostro lavoro sulle quantità di moto ed è questo. Allora, si dice che gli elettroni in un acceleratore di particelle raggiungono velocità di 0,999 c relativamente al laboratorio. Una collisione di un elettrone con un bersaglio produce un muone che si muove in avanti con la velocità di 0,950 c relativamente al laboratorio. Il muone ha quella massa che vedete scritta lì. Qual è la quantità di moto del muone nel sistema di riferimento del laboratorio e nel sistema di riferimento del fascio di elettroni? Allora, diciamo, la prima parte dovrebbe essere quella più tranquilla. Qual è la quantità di moto del muone nel sistema di riferimento del laboratorio? Voi
avete già tutti gli elementi, perché sapete la massa del muone, sapete che il muone si muove in avanti rispetto al laboratorio con questa velocità, e quindi avete tutti gli elementi per calcolare la quantità di moto del muone nel sistema del laboratorio. Io direi prendiamoci un minuto o due per fare questo, e poi affrontiamo l'altra parte, cioè qual è la quantità di moto del muone nel sistema di riferimento invece dei fasci d'elettroni. Come l'avete risolto? La classica formula mv fratto p uguale mv fratto radice quadrata di 1 meno v alla seconda fratto c alla seconda, sostituendo è venuto 1,73 per 10 alla meno 19 kg per metro al secondo. Che valore hai sostituito per v? Per V io ho sostituito 0,95 per A, però cioè per C, 0,95 per C. Quindi facendo questa sostituzione, cioè hai usato la velocità del muone nel sistema di riferimento del laboratorio, è tutto a posto, e ti viene quindi 1,73 per 10 alla meno 19 kg per metro al secondo. E fin qui niente di speciale. La seconda domanda invece è un pochettino più impegnativa, perché dice qual è la quantità di moto del muone nel sistema di riferimento del fascio d'elettroni. Allora a questo punto entriamo in un discorso di nuovo di cambiamenti di velocità nei vari sistemi di riferimento. Quindi vediamo un attimo come lo dobbiamo fare. Allora, quali sono gli osservatori? Chi è l'oggetto osservato? Qual è l'oggetto osservato? L'oggetto osservato è sempre il muone. Ok, e quindi la velocità di questo oggetto osservato la chiameremo U oppure U' a seconda di chi la osserva. I due sistemi di riferimento che utilizziamo, chiamiamoli due osservatori. Uno è l'elettrone. Uh-huh. E sarebbe quello in moto, O'. Sì. Quindi O' è il fascio d'elettroni. E invece l'altro osservatore, O, sarebbe il sistema... di sempre del laboratorio. Ok. Allora, vediamo un attimo di riposizionare tutti questi valori usando le formule tradizionali della trasformazione delle velocità di Lorentz. Il fascio d'elettroni si muove a 0,999C, quindi sarebbe la V, il modulo della V sarebbe, cioè il modulo, il valore assoluto è 0,999C. Poi ovviamente il laboratorio vede gli elettroni muoversi a destra, gli elettroni vedono il laboratorio muoversi a sinistra, però con quella velocità. A questo punto lo 0,950C che cosa diventa? Cioè la velocità di ciò che noi osserviamo nel sistema del laboratorio, quindi U diventa 0,950C. E quello che ci viene chiesto prima di arrivare alla quantità di moto è qual è la velocità dei muoni nel sistema di riferimento degli elettroni. Ok? Quindi qui si applicano le solite trasformazioni di Lorentz, che nella mia versione dicono la velocità nel sistema mio elettrone che sto muovendo è data come sempre da U più V fratto 1 più beta fratto C per U, giusto? Dove per U si intende come la vede l'altro, e V però devo stare attento, perché io che sono l'elettrone, il laboratorio lo vedo andare a sinistra, quindi al posto di mettere, nel momento in cui vado a dare la sostituzione, al posto di mettere più V, qua metterò meno V. E quindi la stessa cosa si ripercuote sul discorso del beta.
e quindi io in questo modo riesco a calcolarmi la velocità nel sistema di riferimento degli elettroni. Vediamo un attimo di sostituire che cosa viene. Al posto di U, 0,950C, meno V, che è 0,999C, diviso 1 meno beta sarebbe 0,999, perché è V su C, fratto C per U, che è 0,950C. C e C si semplificano. Riuscite rapidi a fare questo calcolo, che viene negativo. Siccome gli elettroni vanno più veloci del muone, se lo vedono venire incontro. Dovrebbe venire 2,885 per 10 all'ottava. Già tradotto in metri al secondo. Se io voglio la quantità di moto P' nel sistema degli elettroni, devo fare gamma primo per M per, chiaramente questo l'ho chiamato questa volta U primo, e quindi devo andare a sostituire questo valore all'interno. Quindi mi viene la massa, che è la massa del muone, 1,90 per 10 alla meno 28. Per la velocità, che è meno 2,885 per 10 all'ottava metri al secondo, diviso la radice di 1 meno V al quadrato, quindi rimane sostanzialmente positivo, poi meno 2,885 per 10 all'ottava metri al secondo al quadrato, diviso 3 per 10 all'ottava metri al secondo al quadrato. Il risultato viene negativo a causa del segno a numeratore, e io spero venga meno 2,01 per 10 alla meno 19. Viene meno 2, comunque sì, è giusto. E questi sono chilogrammi per metro al secondo. Insomma, questo terzo esercizio ci ha insegnato che la quantità di moto dipende dal sistema di riferimento. E quindi qualunque ragionamento noi dobbiamo fare sulle quantità di moto, dobbiamo sempre dichiarare qual è il sistema di riferimento rispetto al quale viene calcolato.